Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Spero che vi faccia piacere che tutti questi video di ricette ultimi che escono li registri in cucina mentre sto cucinando. D'altra parte, ragazzi, almeno così sento se la roba mi trabocca dai fornelli oppure no. E poi, appunto, quale posto migliore della cucina per parlare di ricette? La prima ricetta della serie l'avevo registrata con un bellissimo sfondo, tutta truccata, figherrima. Queste qui le sto registrando invece solo con skincare, rossetto e occhialini per dare, insomma, come se fossi truccata. Allora, nel video di oggi vi voglio parlare di alcuni dolci della zia Franca di Mammiano. Allora, la zia Franca di Mammiano in realtà non era la mia zia, ma era una cugina della mia mamma. Però io quando ero piccola, era ovvio chiamare una signora della stessa età della mia mamma, anzi era più vecchia, era normale chiamarla zia. Allora, la zia Franca stava a Mammiano, vicino a San Marcello, sulla montagna pistoiese, sull'Appennino quasi, e proprio in montagna. A volte andavamo a trovarla noi, stava a San Marcello col marito, e quando andavamo a trovarla, ragazzi, ci faceva sempre dei manicaretti. Era bravissima a cucinare qualsiasi cosa. Ogni tanto però lei e il marito venivano giù a trovare parenti, e quando venivano a pranzo da noi, quando andavano a pranzo da un'altra famiglia, però passavano sempre a salutare. E quando venivano a pranzo, ragazzi, portava sempre un dolce, e quindi per me era una festa assurda, perché la mamma era brava, ma la Franca faceva delle cose. Poi ovviamente erano sempre robe super grasse, cioè lei aveva, quando diceva la parola burro, cioè sembrava che ci avesse 40 R, e già da lì capivi quanto grassi fossero questi piatti, ma quanto sapore, quanta bontà. Allora, oggi vi voglio parlare di tre dolci che erano i miei preferiti, che portava lei. Uno è il dolce al rose, che però adesso ho visto è abbastanza famoso. Cioè, quando io ero piccola, il dolce al rose non lo faceva nessuno, non lo conosceva nessuno, e quindi le prime volte che lo portava, per noi era una cosa mai vista. Poi i fagottini, che sono una sorpresa, secondo me una cosa assurda da quanto sono buoni. E poi i cantuccini di Prato, che con la sua ricetta. Allora, cominciamo col dolce al rose. Il dolce al rose, vi ripeto, è quel dolce che quando lo vedete sembrano tante tante rose. Ci sono tante ricette in giro, però io vi dico la sua. E anche quello, quando lo portava, io mi ci sentivo male, perché praticamente non riuscivo a smettere di mangiarlo, cioè finché non era finito continuavo a ingozzarmi con questo dolce, che era delizioso. Allora, dolce al rose della Franca: 2 etti di farina, 30 g di zucchero, 30 g di burro, 2 tuorli, lievito di birra spento in un bicchiere di latte. Spento vuol dire sciolto in un bicchiere di latte tiepido, un pizzico di sale. Come si fa? Il classico composto, quello come se si facesse la pasta, no? Si mette la farina a fontana, ci si fa il buchino, ci si butta tutto dentro e poi si impasta. E si impasta, e si fa un pagnottino e si fa lievitare 4-5 ore. Poi, quando è lievitato, si spiana, sempre ovviamente aggiungendo la farina al bisogno, in modo che non si deve incollare né al tavolino né al mattarello, e si stende, ok? Poi si fa un composto lavorando in un piatto un etto di burro e un etto di zucchero. Si lavora, si mescola, deve venire una crema di burro e zucchero. Questa crema di burro e zucchero si stende sulla pasta spianata, si arrotola e si taglia a pezzi più o meno così. Questi pezzi poi si prende una teglia rotonda, ci si mette la carta da forno e si adagiano per la parte del taglio, uno accanto all'altro, tutti vicini, in modo che poi quando cuociono e lievitano si attaccano e il burro che c'è dentro fuoriesce un pochino sopra e viene proprio, sembrano delle rose, è meraviglioso.
e va messo in forno per 50 minuti a 175 gradi. Una volta freddato, ovviamente si toglie dalla teglia. C'è chi lo spolvera con un pochino di zucchero a velo che fa un po' scena. Ragazzi, è di una bontà. Poi io non amo i dolci al cioccolato, non amo i dolci con la panna, non amo il mascarpone, non mi piace il tiramisù. Quindi questi dolci più asciutti ma burrosi, cremo, cioè per me è una cosa, un morso tira l'altro, veramente di una bontà assurda. Ma veniamo ai fagottini. I fagottini sono una cosa buonissima. Allora, se si usa la marmellata, possono essere mangiati proprio come dolcetti. Però questo impasto lo si può usare anche per fare dei salatini, quindi alla fine questo impasto voi ci potete mettere qualsiasi cosa e qualsiasi cosa ci mettiate viene buono, perché cioè farli venire cattivi ci vuole veramente dell'impegno. Però i fagottini lei li portava come dolcino. Ci vogliono, è semplicissimo, 2 etti di burro e 2 etti di stracchino, stracchino, crescenza, insomma, stracchino. 1 etto di zucchero, no, già una bella mazzata, Quindi 2 etti di burro, 2 etti di stracchino, no, scusate, 1 etto di zucchero, mi sono sbagliata, non ci vuole quello zucchero, sono andata nella ricetta sopra. Ricominciamo, 2 etti di burro, 2 etti di stracchino e farina quanta ne prende. Questo è l'impasto. Quindi burro ammorbidito e stracchino, li spiaccicate bene con la forchetta insieme. Poi io non so se voi volete usate planetari o robe varie. Io no. Noi qui faccio tutto a mano. Impastate bene e poi cominciate ad aggiungere la farina e finché la prende deve diventare un impasto sodo, abbastanza sodo da poterlo spianare. Non mettete troppa farina perché sennò poi l'impasto si rompe. Non mettete una po poca perché altrimenti poi l'impasto è troppo appiccicoso, quindi ci vuole anche un minimo di occhio e di manualità. A questo punto lo spianate e tagliate a quadratini. Dentro ogni quadratino ci mettete un pochino di marmellata. Marmellata ovviamente a piacere. Io mettevo, quando li facevo avevamo tanti tipi di marmellata perché anche lui, l'ho fatto anche da quando c'era Luigi, però si faceva con la frutta che c'era, quindi spesso e volentieri in casa mia c'era la marmellata d'albicocca, la marmellata di susine, la marmellata di prugne, la marmellata di fichi e la marmellata di pere, perché questa era la frutta che avevamo in abbondanza. Se avete marmellate miste, mettetele tutte perché è buono anche assaggiare i vari gusti e come cambia il gusto a seconda di questo. Ragazzi, uno, anche questi uno tira l'altro e vanno messi in forno. Ora qui non c'è scritto a quanto, però di solito i dolci si fanno a 175 gradi. Voi mettete a forno caldo, stateci attenti perché essendo piccolini cuociono alla velocità della luce, state attenti a non stennare. Ah, dicevo, questi fagottini come si facevano? Cioè, quadratino, marmellata nel mezzo e poi si pinzano gli angoletti e rimangono aperti sui lati. Venne proprio un quadratino pinzato sui 4 lati, chiusi con le dita. Chiudeteli bene perché a volte si potrebbero aprire, beh, sono buoni uguali. Quindi anche questi ragazzi sono la fine del mondo. L'impasto, questo qui burro e stracchino e farina, può essere buono, usato appunto anche per fare dei salatini. Ma veniamo, vi racconto il terzo dolce della Zia Franca, che sono i biscotti di Prato della Franca, appunto. Ci sono tante ricette di biscotti di Prato, ma quelli della Franca erano buoni, buoni, anche quelli lì. Allora, 3 uova, 430 grammi di zucchero, 80 grammi di burro, 580 grammi di farina, 2 etti di mandorle con la buccia, un cucchiaino raso di bicarbonato di sodio da mescolare prima con la farina di impastare. Quindi si mette la farina col bicarbonato e poi si sbattono le uova, ci si aggiunge tutto e la farina mescolata al bicarbonato si aggiunge da ultimo. Si impasta e si fanno dei filoncini da mettere sulla teglia con la carta da forno e si mettono circa 20 minuti a 200 gradi. Quando sono cotti, si vede anche a occhio, comunque circa 20 minuti a 200 gradi, quando sono cotti si tira fuori e si tagliano di traverso, tipo se il coso è così, si tagliano in questo modo, in tralice.
E dopo si mettono tagliati, si rimettono nella teglia e si ripassano un po' in forno in modo da farli seccare. E questi sono biscotti che vi vanno avanti, cioè poi una volta che l'avete asciugati bene, se li mettete in un contenitore, ovviamente li fate freddare, poi se li mettete in un contenitore ermetico vi vanno avanti un sacco di tempo. Se non li mangiate prima, a casa mia non duravano nulla. Infatti, per me l'unica soluzione è non tenere roba golosa in casa, perché se no la facciamo fuori. E adesso, infatti, l'unico dolce che è a casa mia che si trova sono i cantucci di prato, quelli comprati della Fior Fiore Coop, che sono ottimi, però ecco, non, difficilmente mi metto a fare i dolci. Bene, io spero che anche questo video vi sia piaciuto. Poi porterò anche altre ricettine. Prima o poi vi voglio raccontare della ricetta delle frittelle di mele della mia mamma. E poi andremo a spulciare questo quadernino e vi porterò altre cose se l'idea vi piace. Io vi mando un bacione, vi ringrazio tanto della compagnia e ci vediamo presto, sempre qui su Monica Vlog. Mi raccomando, fatemi sapere se provate queste ricette e come sono venute. Ciao!